The Distinguished Gentleman Ride, cos'è? È un raduno di appassionati di moto cafe race che ha anche l'obiettivo di raccogliere fondi a favore della ricerca del cancro alla prostata. Questa giornata si svolge in quasi tutte le principali città del mondo, in Italia, Torino, Milano, Verona, Roma, insomma Ancona, e Genova ovviamente non poteva mancare. Oggi Genova, mi dicono gli ultimi dati, ha raccolto 3.200 euro, ci sono circa 250-300 iscritti ufficiali a questa giornata. Alle mie spalle, come potete vedere, c'è un mondo di motociclette, e ancora una volta bisogna dire che quando le due ruote si muovono per la solidarietà, centrano il punto come sempre. C'è un po' di ogni genere di categoria. Si predilige ovviamente uno stile di moto inglese, e anche il look, come vedi, è uno stile da retro gentiluomo inglese. Però sono sempre benvenuti tutti, ci sono degli amici con Harley Davidson, ci sono amici addirittura con vespe, lambrette, ciao, motorini, e comunque è sempre un'iniziativa aperta a chiunque su due ruote voglia partecipare. Noi non mettiamo paletti di nessun genere. I ragazzi, devo dire, del Café Race Genova, che ogni anno si fanno carico di questa iniziativa, sono delle persone veramente eccezionali e riescono con la loro forza a portare tutti gli anni in piazza. Io credo oggi ci saremo almeno 500 moto. È una passione veramente sfrenata per questo tipo di moto. È ovvio che mantenere delle moto del genere dopo anni e anni e anni è molto difficile per i pezzi di ricambio, a volte le manutenzioni, ma ognuno di noi ha un piccolo angolo dentro il box dove, e poi uno con l'altro ci aiutiamo eventualmente se mancasse un pezzo o altro. Ma poi negli ultimi anni si è creato talmente un circuito intorno a questo Café Race che è diventato quasi più facile oggi trovare dei pezzi di ricambio per queste moto che qualche anno fa, quando iniziavamo noi appassionati ad avere, insomma, queste grandi passioni per queste moto Café Race.